Buongiorno ragazzi, oggi il vlog lo iniziamo in questa stanza d'hotel. Vi starete domandando: ma Bistar, ma eri in Svezia e adesso dove cavolo ti trovi? Ebbene ragazzi, mi trovo a Bormio. Come potete notare, il legno la fa da padrone, perché ci troviamo in montagna e la peculiarità di questa stanza sono i due poggioli, ovvero i due balconi e un bagno veramente spettacolare ragazzi. Quindi adesso venite con me prima nel bagno, perché come potete vedere abbiamo già una doccia devastante, raga. Ci stanno quattro persone qua, tutto lo specchio, però guardate qua, spettacolo. Vabbè, qui c'è questo, qui c'è quell'altro, ma questo, raga, è spettacolare. Guardate che vista. Cioè, io alla mattina mentre sono qua apro la finestra, ci sarà meno 10, ma guardate che vista. Guardate che vista. E quell'altro poggiolo qui è mio, eh. Guardate che roba. Adesso sì, c'è un pochettino di fresco, ma tutto sommato è... si resiste. Mi pare ci siano, boh, 0 gradi, meno 2, non lo so, raga. Però è un tempo veramente spettacolare. Seguitemi assolutamente su Twitch e su Instagram, perché là avrò fatto al 100% una live, quindi seguitemi se non lo fate ancora. Stasera invece c'è una cena ragazzi, su per delle piste da sci, in uno chalet, in una cosa veramente favolosa, e vi porterò con me, vedremo un po' come sarà. Andiamo in pratica a mangiare su questi qua, raga. Gatti delle nevi, come vi dicevo. C'è freddissimo, raga. Freddissimo, questo è tutto l'interno. Si mette a fuoco tutto. Insomma ragazzi, questo qui è stato il mezzo della serata. Siamo quasi a 3000 metri. Non so, guardate, casette, baite. Adesso andremo a mangiare qua dentro. E guardate un po', ci siamo lasciati a Monza, ma a 3000 metri chi rincontro? Non a Ponza, ma bensì qui. Qui, raga, in Valtellina. Luogo bellissimo, ci luogo dell'anima. Io ho un po' di fame. Io ho una fame, no, io ho una fame mostruosa. Fame, quindi 2800 adesso... metri, c'è tutta la rarefazione, quindi l'appetito si sviluppa. Esatto. Si sviluppa l'appetito. E questo qui è tutto il menù. Usciamo da serata così, 6000 follower di più. Mica male, eh. Adesso lo testeremo. Primo piatto, risotto. Mi sono dimenticato di recare, ragazzi, comunque era carne, questa qua, più anche qualcos'altro là nel piatto, più delle patate, non male dai, tutto sommato molto molto buono. Come dolce questo qua, ragazzi. Ecco qui tutti i mezzi che utilizzeremo oggi. Siamo nel ghiacciodromo di Livigno. Qui ci sono tutte le MG possibili immaginabili. Abbiamo addirittura la nuovissima MG GT 4, raga, con un V8 biturbo da quasi 600 cavalli, è impressionante. Questa qui forse riusciremo anche a guidarla, perché non è ancora stata consegnata a nessun cliente, quindi noi saremo proprio i primissimi, la GT63S, cioè proprio il top del top. Poi abbiamo 45, 45, 45. Questo qui è tutto il circuito, non so se lo riuscirete a vedere ragazzi, perché è tutto bianco. Però vista anche da questa prospettiva ragazzi, la giornata si prospetta veramente eccezionale, quindi veramente grazie mille Mercedes-Benz Italia per questa opportunity, veramente spettacolo. Perché scivola di tutto. L'ultima la devi fare più lenta, perché c'è più ghiaccio. Hai visto quanto si muove lo stesso? Sì, qua c'è la bestia. Sì. Ma non è meno. Ma più che altro, sai cos'è? La devi anticipare più di un trazione posteriore, vero? Esatto, vai, bravissima, così. Tu già ti, quando stai in sopra a sinistra, già pensi di girare a destra. E viceversa. Esatto. Pamma adesso. Occhio direttamente alla velocità, eh. Occhio. Occhio che usciva di più. Quasi! Vedi, perché hai preso troppa velocità all'inizio? Sì, ma lì quindi perché devi c'è quel pezzo pure del ghiaccio. Cioè, tanto ghiaccio sta in discesa. Gas ancora, non devi insistere, bravo. Gas, gas, gas.
chiudi a sinistra, gas, contro terza, gas, 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 quanto fino lì, gas, 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 così. Lascio, gas, colpo di gas e chiudi a destra, aspetta, adesso gas, esatto, contro terza, vai, entra dentro, gas, 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 esatto, lascio, allargo, chiudi a sinistra, giù gas, bravo, gas, 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 bravo, così, sinistra, destra, destra, gas, gas. Adesso le condizioni sono proprio estreme, eh? C'è troppo ghiaccio, si è tolto la neve, qui ci vorrebbero le ruote chiudate, almeno. Però nonostante questo, uno dosa un po' il gas e alla fine riesce. Veramente uno spettacolo, porca vacca. Vai, facciamo il cambio. Qui purtroppo non so assolutamente cosa sia successo, ma la GoPro mi ha abbandonato, ovvero non ha registrato alcun suono. Come potete vedere, stavo affrontando la mia prova dei coni, dove cercavo di mettere la macchina un po' in derapata e quant'altro. A metà era pieno zeppo di ghiaccio. Come potete vedere qua, la macchina non era proprio super ultra mega controllabile. È stata veramente un'esperienza atomica, ragazzi, perché non avevo mai e poi mai guidato un classe E 53 AMG con addirittura le batterie, perché questa qui è una macchina ibrida, ed è stata veramente un'esperienza assurda vedere un po' come si comporta sul ghiaccio una macchina di questo livello qui. È stato veramente molto molto istruttivo. Spero, raga, che da questo video abbiate un po' imparato tra virgolette qualcosa, che vi sia più che altro anche piaciuto. Ditemi se anche voi avete fatto qualcosa di questo genere. Come vedete, io qui parlavo ma niente, raga. Adesso vi lascio alla mia prova cronometrata e ci vediamo alla prossima. Caspita, guarda, se non è la grande cazzo. E la macca. Ragazzi, la giornata è completamente finita, ma io me ne ritorno via con questo bestione GLC 63 SAMG, che è un V8 biturbo 4-matic devastante. Guardate anche l'interno. E sentite? Estremo, tutto nero con le pinze dorate, raga. Vi voglio soltanto far vedere 2,95, 35, 21, raga. Una gomma devastante. E in più abbiamo questo qui, raga, come in Formula 1. Questa macchina è stupenda. Questa qui sarebbe la mia macchina dei sogni, perché guardate che presenza che ha. È mastodontica. Spettacolo. L'esperienza, ragazzi, è finita. Attestato. Tac, guadagnato. Purtroppo mi sono intraversato sull'8 perché c'era troppo ghiaccio, porca di quella vacca, ho accelerato un po' troppo, il piede è un po' troppo pesante, quindi la pole, la prima posizione l'ho persa, ragazzi, peccato. Però ci vediamo nel prossimo video. Grazie mille ancora a Mercedes-Benz Italia per questa opportunity, spero di farne tantissime altre, e noi, raga, ci vediamo nel prossimo video.